you young sailor men, listen to me. I'll sing you a song. La scate, of the sto dentro peggio! Finiremo male. I Templari vogliono scoprire la natura dei manufatti. Le loro spie hanno consultato medici studiosi a New York. E hanno interrogato anche un gran numero di tribù. Già, mostrano il manoscritto a destra e a manca. Ma nessuno ne decifra la scrittura e tantomeno le immagini. Però abbiamo un nome. Sappiamo che Lawrence Washington fa girare il manoscritto. Lawrence Washington. Uomo d'affari, politico della Virginia e Templare d'alto rango. Di recente è tornato dalle Indie Occidentali. Il suo maggiordomo è stato visto ricevere un pacco. Allora quel pacco gli verrà consegnato presto. Shay, scopri cos'è e trova Washington. Fatto questo, indaga per bene a riguardo. Preparo la Morrigan. Capitano alla barra! Se siamo fortunati, quella nave ci porterà dritti da lui. Io la fortuna me la creo, Liam. E Washington sta per esaurirla. Sì. Eccola, lì! Bene, gente. Silenzio ora. Lawrence Washington è un uomo d'affari. Un negriero. Un capo templare. Abbiamo perso le sue tracce un anno fa. Di recente ho saputo che era alle Barbados, ma non ho avuto conto. Ora? Ora pensi che abbia qualcosa a che fare con il furto dei manufatti. Dico bene? Io non lo escluderei. Haiti non è lontana dalle Barbados e il suo ritorno alle colonie coincide perfettamente con l'arrivo dei manufatti. Non possiamo permettere che i Templari controllino le colonie. Comunque vada, Lawrence Washington deve morire. Mi assicurerò che accada. Là c'è un carico, signore! Lasciate! Capitano, un blocco! Così non va. Shay, segui quella nave fino a terra. Ci penso io. Fai passare la Morrigan da un'altra parte. Sì, capitano. Segui il pacco e trova Washington. Via le vele! Via! Calate l'acqua! Un bel blocco. E ricorda quello che ti ho detto, Shay. Washington deve morire. Yeah.
Sì. Back in my day, people were spun from stealing our stuff. Che cos'è? Un fucile. Ehi, tu! Resta! Dove sei? Come può essere? Nessun rumore. Grazie del regalo, signor Washington. Questa sì che è una sorpresa. Non l'aspettavo proprio. Ora devo trovare Washington e interrogarlo. Yeah.
Oh. Oh. Devo trovare Washington prima. Dopo mi occuperò dei manufatti. Fratello, sei sicuro di non volerti sdraiare? No, sto bene, George. Occupati degli ospiti per me. Scendi in cantina e offri loro qualcosa di speciale. Certo. Signori. Mio fratello è un faro in una terra martoriata. Chiedo soltanto una cosa prima di morire. Lasciatelo in pace. Non deve essere coinvolto negli affari dei Templari. Rispetteremo tale volontà, signore. Vi ringrazio, signori. Signor Smith, state per intraprendere il viaggio? Sì, signore. Tornerò con le risposte. Signor Wardrop, siete coinvolto anche voi dal manoscritto? Signor, sì. Ne scopriremo il senso. Allora vi prego di andare. Washington non riesce nemmeno a reggersi in piedi. Sarà meglio che tu abbia ragione, Liam, perché sto per uccidere un moribondo. Potrebbero essere ovunque. Oh, è un dolce quello. Concentrati sul lavoro, non pensare a chi. Since the death of Harold Goodwinson, centuries ago. Ah!
Sei in ritardo, assassino. Non è mai tardi per sventare i piani templari, signor Washington. Ma i miei piani sono già in atto. E poi, attirandoti qui, ho dato ai miei il tempo di fuggire. Grazie per aver abbreviato la mia fine. E grazie per avermi svelato il vostro piano, astuta serpe. No, maledizione! Devo sbrigarmi. Liam, spero che tu abbia portato qui la nave. No one gets to understand. Cos'è, un mortaio, quello? Ehi, così non vale! He's mine! The enemy got him inside! You won't shake him that way! Attimo così! Siamo male! Siamo assai! La forza d'armi, cos'è successo? Ci hanno preso! Il capitano Cormac è al timone. Apri! Lawrence Washington è morto. Mi sembri deluso. Hai visto anche tu com'era ridotto. Sarebbe comunque morto entro un mese. E altri due templari sono fuggiti. Stanno cercando il manoscritto e la scatola. Ma avevano i manufatti? Non lo so. Forse. Non ne sono certo. Allora hai fatto la cosa giusta per la coppia. Cercheremo dopo gli oggetti. Tu col morale, Shay. Abbiamo messo i bastoni tra le ruote ai templari. Forse. Ma da quel che diceva Washington, non mi sembravano troppo preoccupati dalla perdita. È ciò che vorrebbe farti credere.